Benvenute e benvenuti al webinar Lescher e Danna dal titolo Luce e colore, i capolavori della Galleria dell'Accademia di Venezia. Il webinar rientra nella programmazione a supporto della didattica a distanza promossa dalle case editrici Lescher e Danna, tenendo conto delle esigenze didattiche emerse a seguito dell'emergenza sanitaria che obbliga la chiusura delle scuole. Interverrà Laura Fenelli, storica dell'arte. Lavora sulla storia delle immagini tra Medioevo ed età moderna. Dal 2009 insegna storia dell'arte per programmi di scambio di studenti inglesi e americani a Firenze e dal 2013 collabora alla stesura di manuali di storia dell'arte per le scuole medie inferiori e superiori. A questo punto non mi rimane che augurarvi buon webinar e lascio la parola a lei. Prego, professoressa. Bene, buongiorno a tutti e buon pomeriggio. Oggi continuiamo a visitare la meravigliosa Venezia e dallo spazio aperto della piazza e del Palazzo Ducale, dal fantastico scrigno che è il Palazzo Ducale che abbiamo visto ieri, oggi continuiamo all'interno di un museo. Vi ho scelto un percorso un po' particolare all'interno della Galleria dell'Accademia di Venezia, cioè un percorso attraverso i dipinti, i capolavori della pittura rinascimentale veneta. La Galleria dell'Accademia ovviamente è un museo ricchissimo e che ha anche una splendida collezione di disegni e quindi quella che vi offro oggi è, diciamo, una selezione all'interno di questi capolavori per vedere anche un po' per studiare l'evoluzione della pittura veneziana. Intanto una parola su che cos'è la Galleria dell'Accademia, sulla fondazione e sull'edificio che viene utilizzato per esporre questi meravigliosi dipinti. Sì, la Galleria dell'Accademia ha sede nella ex chiesa e ex scuola grande di Santa Maria della Carità. Le scuole sono un'istituzione molto, molto tipica di Venezia, diciamo esclusiva di Venezia, sono grandi istituzioni diciamo, per la carità e per la struttura stessa della città di Venezia. Esistono scuole dedicate alle principali virtù cristiane, come in questo caso la carità, o ai santi più importanti della città di Venezia. E far parte di una scuola era per un cittadino veneziano quasi indispensabile. Diciamo, è una cosa che struttura la società veneziana nel Rinascimento e anche qualcosa che offrirà numerose opportunità di decorazione e di lavoro per tantissimi artisti veneziani. E la fondazione della Galleria dell'Accademia si lega però alla fine della Repubblica di Venezia, perché è con l'arrivo delle truppe napoleoniche e la fine dell'indipendenza della città di Venezia che Napoleone si occupa di requisire alcuni dipinti, e alcuni dipinti partono da Venezia e raggiungono il Louvre, no? Il grande museo che Napoleone sta allestendo per il popolo francese, e allo stesso tempo però Napoleone si fa promotore delle cosiddette soppressioni, cioè chiude tutta una serie di istituzioni religiose all'interno della città e fa convogliare i dipinti in esse raccolti all'interno della ex chiesa ed ex scuola di Santa Maria della Carità. E questa è un po' la nascita della Galleria dell'Accademia come museo all'interno della città. E vi faccio vedere quindi come il museo appare all'esterno. L'entrata del museo adesso è dall'ex entrata rinascimentale della scuola, e poi all'interno del percorso del museo ci sono vari collegamenti e vari passaggi. E si arriva nella foto che vedete sulla destra, che è la foto invece dell'interno della chiesa, che è stata invece trasformata in spazio museale. Galleria dell'Accademia offre un'occasione unica, un'opportunità unica per conoscere la pittura veneziana e per questo motivo vi presento la più importante famiglia di pittori veneziani che torneremo a rincontrare oggi nel corso del nostro viaggio. È la famiglia dei Bellini, ve la rappresento con un semplice albero genealogico. Tutto comincia con Jacopo Bellini. Jacopo è un pittore che vive tra tardo gotico e inizio del Rinascimento.
caso non sappiamo esattamente la sua data di nascita, ma sappiamo che è documentato dai primi, deve essere nato nei primi, agli inizi del 400, se non nel 1396, e muore a Venezia nel 1470. Jacopo ha due figli, entrambi pittori, che sono Gentile e Giovanni Bellini. Se Giovanni diventerà un po' la superstar della pittura veneziana del 400, è il grande, diciamo, il grande vecchio della pittura veneziana, ha una vita lunghissima e muore agli inizi del 500, nel 1516. È molto attivo in città e anche suo fratello Gentile, che ha una carriera altresì molto lunga. Entrambi sono poi imparentati con un altro personaggio molto importante dell'arte dell'Italia del Nord nel XV secolo, che è Andrea Mantegna, perché Andrea Mantegna sposa la sorella dei Bellini e quindi si diventa cognato dei due fratelli, Gentile e Giovanni. In qualche modo, no? Quindi questa grande famiglia allargata arriva a dominare tutta la produzione tra Venezia e poi Mantova con Mantegna dell'Italia del Nord nel 400. Ma cominciamo a entrare nei capolavori di questo museo e vedere la produzione di questa attivissima famiglia. Vi presento Jacopo Bellini, che è il padre. Vi dicevo, non sappiamo se è esattamente la data di nascita di Jacopo, e Jacopo nasce probabilmente tra la fine del 300 e i primissimi del 400, ma sappiamo che è allievo di un pittore molto importante. Se vi ricordate la settimana scorsa, quando parlavamo della Galleria degli Uffizi, vi ho presentato un capolavoro della Galleria degli Uffizi, che è la Pala Strozzi o l'Adorazione dei Magi, eseguita da Gentile da Fabriano. E proprio di Gentile, Jacopo Bellini è allievo. Gentile è un pittore marchigiano, è un pittore marchigiano molto attivo in Italia del Nord, molto attivo a Venezia, e Jacopo probabilmente studia con lui. Gentile è un pittore tardogotico, quindi che appartiene a questo stile fiorito e molto elegante, molto prezioso, che si diffonde prima in Italia e poi nel resto d'Europa agli inizi del 400. Jacopo segue un po' quest'idea, lo vedete nello spazio prezioso di questo piccolo dipinto, che era probabilmente un dipinto da camera, un dipinto da casa, no? Una Madonna con il bambino. Lo vedete anche nell'affollarsi di tutti questi piccoli angeli che compaiono, no? Le testine dorate dietro la Madonna e il bambino. Però nello stesso tempo Jacopo segue la rivoluzione che sta avvenendo a Venezia e nel resto d'Italia. Infatti ci presenta una visione che ha un taglio molto particolare. La Madonna regge il bambino in un modo molto convincente, e il bambino anche ha questo aspetto convincente, no? Da bambino vero, non più un piccolo uomo come era nella pittura gotica, e soprattutto le due figure sono appoggiate a un parapetto, e sul parapetto si trova un libro. Il libro è un attributo tipico della Vergine, ma la cosa molto interessante è che il libro appare appoggiato su questo parapetto come se fosse in uno spazio reale. Quindi dalla cornice, dallo spazio del dipinto, entriamo nel reale spazio dello spettatore. Così, in un modo di scorcio, il libro ci si presenta. E questo per noi è molto interessante, perché ci fa capire che Jacopo Bellini sta cominciando ad aderire alle nuove rivoluzioni rinascimentali che avvengono in Italia. Possiamo dire, no, che a Venezia questo arriva con un po' di ritardo, ma saranno proprio i Bellini i protagonisti di questa trasformazione. Intanto mi segnalano che potrebbe andare a scatti il video, quindi se mi vedete scomparire e mi vedete invece sostituita da una fotografia, è per migliorare la connessione. Io aspetto se mi arriva qualche istruzione tecnica. Comunque, se non vedete me, ad ogni modo continuerete a vedere le immagini che vi presento.
Vediamo come avviene questa trasformazione. La trasformazione avviene con il figlio di Jacopo, che è Giovanni, con una pala molto interessante. È la cosiddetta pala di San Giobbe. Ve la faccio vedere come appare nella galleria dell'Accademia e poi invece vi racconterò come doveva essere all'interno della chiesa di San Giobbe nell'altare a lei dedicata. È una pala importantissima che traietta finalmente la pittura veneziana nel pieno Rinascimento. Il soggetto più tipico della pittura rinascimentale nella seconda metà del Quattrocento, sia una sacra conversazione. Cosa vuol dire? Abbiamo la Vergine in trono, su un trono molto alto, e questo dà alla Vergine uno spazio e una grandezza che permette di mantenere le proporzioni con gli altri personaggi, ma allo stesso tempo di rispettare la sua importanza all'interno della scena, e poi affiancata da sei santi. Quello che noi vediamo per primo, forse con questo corpo nudo e scarnificato, è Giobbe, a cui era dedicato l'altare e la chiesa, e poi abbiamo alle spalle di Giobbe Giovanni Battista e Francesco, sempre tra i santi guardando a sinistra, che sembra introdurci nello spazio della sacra conversazione. Invece a destra sono altri tre santi e la posizione d'onore è riservata in questo caso a San Sebastiano. Non è una scelta casuale, perché vedremo purtroppo che molti dei dipinti realizzati a Venezia nel Rinascimento hanno dei collegamenti con la peste. Non è un caso, perché la peste è una malattia ricorrente a Venezia nel corso di questo secolo. E quindi Sebastiano, che è stato attaccato dalle frecce ed è sopravvissuto al martirio con le frecce, rappresenta un'idea di speranza ai cittadini afflitti dalla peste. Alle spalle di Sebastiano sono San Domenico e San Ludovico della Tolosa. Poi sotto il trono c'è un po' la firma di Giovanni Bellini, che utilizza molto spesso quest'idea. Sono tre angeli musicanti che suonano e producono musica, e in qualche modo guardano con un'aria curiosa gli spettatori, e così come San Francesco ci invitano, no, a completare idealmente il circolo di questa sacra conversazione. E quello che ci interessa però di più, al di là della presenza di questi santi e del significato iconografico che questi santi avevano, è sicuramente lo spazio in cui questa composizione è ambientata. Se guardate al di sopra della Vergine, vedrete alla fine di una volta cassettonata un'abside decorata con un mosaico. È una scelta molto particolare, che continuerà a tornare nella pittura veneziana, che ci fa pensare siamo a Venezia, quindi questa scena sta avvenendo all'interno di uno spazio veneziano. Era un modo per i visitatori di riallestire, rimmaginare la sacra conversazione in uno spazio a loro familiare. Guardate poi anche come si organizza l'architettura di questa cappella. Ci sono due pilastri molto belli, estremamente decorati, con dei capitelli corinzi, dei rilievi sui pilastri, che ci fanno pensare alla struttura di una vera cappella. Vi faccio vedere nella scena successiva come doveva apparire il dipinto all'interno della cornice nella chiesa in cui si trovava originariamente, e vedete che la scelta molto interessante è quella di utilizzare una cornice di marmo che ha la stessa decorazione dei pilastri dipinti all'interno della pala. Così in qualche modo il visitatore si immaginava la cornice come una sorta di finestra ed era invitato a entrare all'interno dello spazio della sacra conversazione. Vi faccio a fianco un confronto: siamo tornati indietro di una generazione abbondante, e siamo nell'arte fiorentina, e l'affresco famosissimo di Masaccio della Trinità in Santa Maria Novella, e vi faccio vedere come Bellini ormai aderisce pienamente a quest'idea, no? Dello spazio piano da dipingere, come uno spazio in cui si guarda attraverso, no? E quindi la volta cassettonata, l'abside con il mosaico e le figure all'interno di questa cappella. Se vedete poi alle spalle del trono della Vergine c'è una decorazione marmorea, spero che sia visibile nell'immagine, che anche questa è una decorazione tipica veneziana, perché proprio in questo rapporto mosaici nella parte superiore e lastre
pietre di marmo, nella parte inferiore era il tipo di decorazione che si trovava all'interno della Basilica di San Marco. In qualche modo, vi dicevo, la Pala di San Giobbe traghetta finalmente la pittura veneziana nel Rinascimento. È un Rinascimento un po' diverso da quello che conosciamo a Firenze, è un Rinascimento che è fatto di luce e di colore, e in questo vi riporto l'idea del primo storico dell'arte che si è occupato di questa opposizione tra il disegno fiorentino e la luce e il colore veneziana, che è Vasari. Vasari, come sapete, scrive le sue biografie di artista per la prima volta nel 1550, le allarga, le amplia nell'edizione del 1568, che dedica largo spazio a Venezia, ed è il primo un po' a costruire questa opposizione, no? A dire che i fiorentini disegnano e impostano grazie alla prospettiva, mentre i veneziani usano trapassi di colore e chiaroscuri in un modo che è assolutamente peculiare e spesso fanno a meno del disegno. Sappiamo adesso che non è così, perché grazie alle indagini tecniche che sono state eseguite su questi dipinti sappiamo che i veneziani disegnavano così come i fiorentini, però è vero che il trattamento morbido della luce, i passaggi di colore, anche il cangiantismo, guardate nel drappo che cinge la vita di San Giobbe, è qualcosa di speciale, di completamente diverso da quello che si vede alle stesse date a Firenze. E vi faccio vedere un altro capolavoro di Giovanni Bellini all'interno della Galleria dell'Accademia. Siamo negli stessi anni, sempre nel 1487. Questa volta siamo molto sicuri della data, perché Giovanni firma e data la sua opera nel parapetto della Madonna, e vedete, no, come l'evoluzione dal dipinto del padre, no, che immagina la Vergine all'interno della cornice e mette il bambino altresì in un parapetto, in questa evoluzione, con questo paesaggio morbido e dolcissimo dietro il drappo della Vergine. Il drappo ci ricorda l'idea del trono, l'idea di un trono riccamente decorato, e poi ai lati vedete questo paesaggio che continua a destra e a sinistra con due alberi di dimensioni leggermente diverse. Il bambino ha un piccolo guizzo, un movimento umanissimo, e così, no, la Vergine, che sembra distratta dall'idea di guardarci, e pensate ancora una volta, questo è un dipinto da camera, no? Che una famiglia veneziana aveva all'interno della sua camera da letto, sembra distratta dall'idea di guardarci per controllare cosa sta facendo il bambino coi piedini sul parapetto, quindi un dettaglio umano che sicuramente doveva piacere al committente privato che aveva questo dipinto all'interno della sua camera. Vi faccio vedere poi come continua la produzione della famiglia Bellini con invece un'opera molto diversa. Questo, abbiamo introdotto questa parola ieri, questo è un grande telero, cioè è una grande tela formata da più tele unite insieme, che fa parte di una delle decorazioni per una scuola. La scuola in questione è una delle grandi scuole, quella di San Giovanni Evangelista, che possedeva tra le sue reliquie un pezzo di legno, una reliquia della Vera Croce. Vi dicevo, le scuole sono istituzioni importantissime all'interno della vita sociale e della vita anche politica veneziana. Far parte di una scuola, quindi di una di queste associazioni caritatevoli, è fondamentale nella società veneziana, e le scuole si occupano non solo di cerimonie religiose, di processioni e di opere di carità, ma anche di sostenere lo Stato. Ci può sembrare una contraddizione, ma a queste date le scuole, per esempio, raccolgono soldi per la flotta e per l'esercito, oltre a fare numerose opere di carità, come distribuzione di doti o distribuzioni di cibo. Quello che vedete qui messo in scena, scusate, è una processione di tutto il governo veneziano che lascia il Palazzo Ducale che abbiamo visitato ieri per arrivare di fronte a noi al centro della piazza. Ed è un po' il simbolo di quello che diventa la pittura veneziana alla fine del 400. C'è questa fiducia totale nel fatto che con la pittura si possa rappresentare e raffigurare la realtà fino ai suoi minimi dettagli. Pensate un po' a quello che sta succedendo politicamente a Venezia in questi anni. Venezia controlla un impero commerciale larghissimo,
è ignara di quello che succederà di lì a pochi anni con l'apertura di nuove rotte atlantiche, e Venezia è una delle città più ricche, più grandi, più cosmopolite e più di successo di tutto l'Occidente. E questo si vede molto bene nella sua arte, no? Un'arte che ha fiducia nei mezzi pittorici, che ha fiducia nella capacità degli artisti di rappresentare la realtà con esattezza, con precisione, come se la vedessimo attraverso una lente di ingrandimento. Vedete nello sfondo della piazza la Basilica di San Marco con i suoi mosaici e coi cavalli nella loggia, vedete il palazzo e dal palazzo stanno uscendo tutti i membri del governo e fidatevi, forse nell'immagine qua è molto piccola, ma a metà della processione c'è un uomo anziano con una pelliccia d'ermellino e con il corno d'ogale, che è il doge, fino ad arrivare nella prima fila, no, con la processione vera e propria dei membri della scuola. Immaginarci questi membri riconoscersi, no? Nella processione. Vedete anche la piazza com'era e come risultava alla fine del 400, ossia con gli edifici ai lati ancora diversi, ancora variegati, non la sistematizzazione, no? Che avverrà nel corso del 500, e vedete sulla sinistra si notano le costruzioni e le impalcature per la costruzione della torre dell'orologio. Vi faccio vedere un dettaglio, ecco, questo è un dettaglio ingrandito che vi fa vedere, se guardate il primo portale a sinistra di San Marco, vedete il mosaico rappresentato con una tale esattezza che corrisponde all'immagine del mosaico che vi sto facendo vedere nell'altra parte dello schermo, no? Quindi in qualche modo un'attenzione alla realtà, alla sua rappresentazione, anche una fiducia nella capacità dei pittori di rappresentare la realtà, che esprime la fiducia e la sicurezza che il governo di Venezia ha nei suoi mezzi e nella sua capacità. Vi faccio vedere un telero della stessa serie, quindi sempre dei miracoli eseguiti da questa reliquia della croce, che era venerata all'interno della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. È una vicenda abbastanza buffa che vi racconta quello che può succedere quando si porta in processione per la città, per una città fatta di canali che esiste in una laguna, si porta in processione una reliquia preziosa. Chi la portava in processione è inciampato, quindi la reliquia a forma di croce è caduta in un canale e subito alcuni membri della scuola si sono tuffati nel canale. Vedete le acque limpidissime come le immagini che abbiamo visto in questi giorni. No, di una Venezia senza traghetti, con le acque dei canali limpide e pulite, e vedete, no, subito i membri della scuola che nuotano e recuperano al centro la reliquia. La trovo una scena molto buffa e allo stesso tempo molto interessante, no, che ci fa capire come il pittore a queste date ha una perfetta familiarità con l'ambiente naturale della sua città, quindi con un paesaggio lagunare. È un pittore che sicuramente, vivendo a Venezia, sa nuotare e sa rappresentare il nuoto perfettamente. Vedete anche l'importanza dal punto di vista sociale delle processioni e delle attività delle scuole, perché c'è tutto un pubblico che osserva questa scena, è un pubblico di donne vestite in modo super elegante, tra cui appare la veneziana Caterina Cornaro, che a queste date è la regina di Cipro. Vi faccio vedere un'ultima parte dei teleri di questa scuola. Questo non è Bellini, ma è un grande protagonista della pittura veneziana alla fine del 400, che è Vittore Carpaccio, che aderisce pienamente a questo stile, potremmo dire, lenticolare, no? Che rappresenta la realtà con estrema minuzia. E quello che era tipico delle scuole era affidare via via la decorazione dei vari ambienti ad artisti diversi, in modo che la decorazione fosse pronta il prima possibile. Vittore Carpaccio ci racconta di un altro miracolo eseguito dalla Vera Croce e dalla reliquia della Vera Croce, e in questo caso vediamo il paesaggio di un canale con un ponte e poi tutta una serie di edifici con i cammini tipici del mondo veneziano. Il miracolo è la guarigione di un ossesso, ed è quello che vedete sul balcone, sulla sinistra, ma vi faccio vedere la cosa più importante, dove sta avvenendo questa scena, perché il ponte rappresentato ve lo rifaccio vedere nell'immagine
Nell'immagine grande, così, e poi vi faccio vedere il dettaglio, il ponte rappresentato è il ponte di Rialto, cioè uno dei ponti che scavalcano il Canal Grande, e lo vediamo come era ancora alla fine del 400, agli inizi del 500, cioè un ponte in legno, come erano la maggior parte dei ponti veneziani, come ancora per esempio il ponte ottocentesco di fronte alla Galleria dell'Accademia, con un'apertura al centro che permetteva il passaggio delle navi più grandi. Il ponte di Rialto ora è completamente diverso, ha avuto una vicenda costruttiva particolarmente complessa con diciamo, la consultazione di vari architetti, anche un progetto è stato chiesto anche a Michelangelo, e lo realizzerà poi un architetto veneziano, scusate, che è Antonio da Ponte, e il ponte di Rialto verrà completato in queste forme. Cui tutti lo conosciamo nel 1591, però in qualche modo no, vedete come la pittura veneziana così attenta alla realtà di queste date ci crea un documento eccezionale per conoscere la struttura della città e la sua organizzazione prima delle trasformazioni tardo rinascimentali. E vi faccio vedere qui un altro dettaglio, no? Con la fine del ponte e con la struttura in legno. Vedete anche una rappresentazione molto precisa della società multiculturale di Venezia, una società dove abbiamo personaggi che arrivano da tutto il mondo. Sicuramente a queste date la città più libera e più variegata che possiamo incontrare sul territorio europeo. Qui vedete invece il dettaglio di questi bellissimi camini, che sono i camini tipici dell'architettura veneziana, e poi con la struttura dei balconi sopraelevati, queste specie di terrazze sui tetti veneziani. E questo invece è un dettaglio delle gondole, anche questo lo trovo molto piacevole, molto, molto divertente. È interessante vedere chi guida queste gondole, e anche qui abbiamo la rappresentazione di una vivacità culturale, di una città in cui tutti sono accolti, tutti sono ammessi, e in primo piano vedete invece un ricco notabile veneziano, un ricco aristocratico, con il suo cagnolino, no? Che assiste a questa scena. Quindi questo amore, questa vivacità e questa piacevolezza nel rappresentare la vita di una città ricchissima. Vedremo che non sarà sempre così con il procedere degli anni. Un altro ciclo molto importante, insieme a quello delle storie della reliquia della Vera Croce, che si trova all'interno della Galleria dell'Accademia, è invece il ciclo dedicato alle vicende di Sant'Orsola. Sant'Orsola è una santa dei primi secoli dell'età cristiana, ha una vicenda molto interessante, molto vivace anche in questo caso, e a Sant'Orsola viene dedicata una confraternita. E che esiste a Venezia fin dall'inizio del XIV secolo, e alla fine del XV secolo, quindi tra il 1490 e il 1495, gli inizi del Cinquecento, la confraternita si dota di una ricca decorazione, e tutti questi dipinti sono poi arrivati alla Galleria dell'Accademia con le spoliazioni napoleoniche, col momento in cui Napoleone ha chiuso le istituzioni religiose della città e ha fatto convogliare i dipinti all'interno di un'unica sede, che è appunto la Galleria dell'Accademia. Qualcuno se l'è anche portato dietro al Louvre. La vicenda di Sant'Orsola è una vicenda molto appassionante, no? Una vicenda molto avvincente. Cosa succede? Sant'Orsola è la figlia del re di Bretagna. È cattolica, è cristiana e è molto bella, e quindi il padre riceve numerose visite, numerose proposte di possibili fidanzati. E questa è la scena con l'arrivo degli ambasciatori inglesi alla corte del re di Bretagna, tra cui, no, si troverà il futuro fidanzato di Orsola. Vedete che, anche se la storia si situa in questo paesaggio molto lontano da Venezia, che è il paesaggio della corte di Bretagna, Carpaccio si immagina sempre degli spazi veneziani. Vedete un porticato rinascimentale, lo spazio della laguna, degli edifici che ricordano gli edifici dell'arsenale veneziano, e poi sulla parte
destra del telero invece la scena di Orsola che discute con il padre e sta addirittura, vedete, sta facendo un gesto con le mani come contando le varie ragioni, enumerando retoricamente le varie ragioni per cui è giusto che lei sposi un principe specifico, no? Uno tra i vari pretendenti. E se fate attenzione allo spazio della camera dove sono il re e Orsola, la cosa molto interessante è che vedete un piccolo dipinto fondo oro con la Madonna e il bambino, no? Come i dipinti che abbiamo visto all'inizio del nostro percorso insieme. Cosa succede a Sant'Orsola? Orsola sposa un principe inglese che è pagano e lo sposa a patto che lui si converta al cristianesimo. Lui si converte e insieme i due partono per un pellegrinaggio a Roma. Qui li vedete in partenza per il pellegrinaggio, ci sono una serie di architetture fantastiche molto interessanti, no? Che ci fanno vedere anche la fascinazione che Venezia ha per il viaggio e per le terre più lontane. I due insieme partono e arrivano a Roma e qua vi faccio vedere la scena del loro incontro, dell'incontro dei pellegrini, di Orsola, del marito e delle vergini che l'accompagnano. Con Papa Ciriaco, non è un papa storicamente esistito, è una figura leggendaria proprio della leggenda di Sant'Orsola, e poi però la storia andrà a finire malissimo. Soffermiamoci un secondo sul dipinto dell'incontro con Papa Ciriaco, forse riconoscete l'edificio che si staglia nella distanza, è un edificio molto particolare, una specie di edificio circolare con un cubo e una torretta. E questo è l'antico mausoleo di Adriano, trasformato in età rinascimentale in castello e residenza per il Papa. E vi faccio un piccolo spoiler: una delle prossime lezioni, dei prossimi webinar, sarà proprio dedicata alla trasformazione di Castel Sant'Angelo. Quindi possiamo dire, no, l'attenzione che il pittore che Carpaccio ha per la rappresentazione della realtà non si esaurisce con Venezia, quindi sicuramente Carpaccio conosceva disegni e stampe di Roma e quindi vuole rendere un edificio, vuole rappresentare un edificio romano prettamente riconoscibile dai visitatori della scuola della confraternita dedicata a Sant'Orsola. Vi dicevo, purtroppo la vicenda va a finire molto molto male perché nel corso del viaggio di ritorno Sant'Orsola, il fidanzato e le 11.000 vergini che li accompagnano si fermano a Colonia arrivano gli Unni che non sono cristiani e quindi tutto il gruppo viene massacrato. Ovviamente questo aprirà a una stagione di santità per Orsola e per le 11.000 vergini e tutto però anche il martirio è rappresentato all'interno di questo paesaggio perfettamente comprensibile, no? Perfettamente chiaro. Vi faccio vedere un ultimo esempio di questa serie, cioè quindi un ultimo esempio di questo stile tipico a Venezia tra la fine del 400 e l'inizio del 500. Qui siamo con Giovanni Mansueti, che è un altro protagonista di questa stagione veneziana, e quello che sta avvenendo è la miracolosa guarigione della figlia di un patrizio veneziano del quartiere di San Polo. Vedete l'interno di un ricchissimo palazzo veneziano e vedete un po' come si strutturavano questi edifici. Quindi quello che vediamo è l'ingresso sul canale con le barche, le gondole e la scala che ci porta al piano superiore, quindi al piano nobile dell'edificio. Vi faccio vedere un dettaglio, no? Con la struttura chiarissima e perfetta di queste gondole. Sono dipinti da cui impariamo molto anche sull'architettura, sulla moda, sull'artigianato della città veneziana, per esempio le gondole sono rimaste esattamente identiche, no? Dipinte di nero per uniformare un po', livellare tutti i cittadini veneziani. Dopo questo excursus in questa pittura così piacevole, no? Anche così appassionante che
ci rappresenta un viaggio all'interno della città di Venezia, vi presento il capolavoro indiscusso della Galleria dell'Accademia, che è La Tempesta di Giorgione. È un dipinto famosissimo e allo stesso tempo ancora molto misterioso. E personalmente credo che forse parte dell'interesse, della passione, dell'amore che abbiamo per questo dipinto risieda nel fatto che questo dipinto ci sembra continuamente sfidato. Perché nessuna delle interpretazioni che sono state negli anni anche molto recenti presentate da storici autorevoli e critici autorevoli sembra pienamente soddisfacente. Quindi forse in questa sfida interpretativa che il dipinto ci pone risiede parte dell'interesse che noi abbiamo per questo dipinto. Partiamo da quello che sappiamo esattamente. È un dipinto eseguito da un pittore chiamato Giorgione. Giorgione è originario di Castelfranco, della terraferma, lavora per numerosi patrizi veneziani e è un pittore che sta avendo grande successo quando vedremo verrà stroncato dalla peste, quindi destinato a compiere grandi cose. La sua carriera si interrompe bruscamente perché muore di peste. La tempesta si situa alla fine del percorso, verso la fine del percorso di Giorgione e vi dicevo un dipinto di cui sappiamo incredibilmente molto poco. Sappiamo che nel 1530, quindi una ventina d'anni dopo l'esecuzione del dipinto, questo dipinto si trova nella casa di un patrizio veneziano che è questo Vendramin, che probabilmente era anche il committente dell'opera. E lo sappiamo perché c'è un letterato veneziano, un storico veneziano che è Marcantonio Michiel, che sta raccogliendo notizie sui dipinti presenti nelle collezioni cittadine e quindi visita le case di vari patrizi, non pubblicherà mai il suo libro perché probabilmente in un modo sfortunato verrà sorpassato dal Vasari con le sue vite, però abbiamo i suoi appunti e le sue note. Quindi nel 1530 Marcantonio Michiel, quindi questo storico e visitatore che è desideroso di raccogliere informazioni sui pittori veneziani, dice che vede una tela, vi ricordano tutti questi dipinti che stiamo guardando, sono dipinti su tela, come era tipico a Venezia in queste date, una tela e lui ci dice con la tempesta, la cingana e il soldato. E cingana è un termine veneziano per indicare una zingara. È una nota per noi, e poi ci dice che è di mano di Giorgione ed è appunto nella collezione di questo Vendramin. È una definizione che ci sfida in qualche modo perché porta subito l'accento sulla rappresentazione del paesaggio, quindi sulla rappresentazione di questo evento atmosferico, di questa tempesta che vedete in lontananza, e poi ci dice che i due personaggi in primo piano sono un soldato e una zingara. Anche se in realtà la donna che sta allattando nuda un bambino non ha nessun elemento per caratterizzarsi come zingara. Per noi questa definizione rappresenta, vi dicevo, una sfida perché possiamo immaginare che Marcantonio Michiel abbia parlato col committente dell'opera e quindi il committente dell'opera descrive questo quadro così prezioso a cui dedica così tanta attenzione nella sua collezione come una tempesta con un soldato e una zingara. E io credo che al di là di ogni possibile interpretazione, da qui dobbiamo continuare a partire, no? E la collezione di Vendramin è una collezione di dipinti molto importanti e Vendramin sarà così legato alla sua collezione che facendo testamento dirà che tutte queste opere non devono essere alienate, così passeranno di mano in mano agli eredi fino all'ingresso della collezione nella Galleria dell'Accademia agli inizi del XX secolo, nel 1923. La prima idea che Marcantonio Michiel ci dice di questo dipinto è che rappresenta una tempesta. Vi faccio vedere un confronto forse un po' ardito con un famoso dipinto di Leonardo, un famoso disegno, scusate, di Leonardo conservato al Gabinetto dei Disegni e Stampe di Firenze, che è un disegno che ci rappresenta la valle del fiume Arno. Quello che ci dobbiamo chiedere è possibile a queste date avere un dipinto che rappresenta solo un evento
evento atmosferico, solo un paesaggio, solo una tempesta? Forse no, anche se abbiamo degli artisti come Leonardo, e ricordatevi, Leonardo passa da Venezia ed è in contatto con artisti veneziani che al paesaggio e ai fenomeni naturali dedicano sicuramente molta attenzione. E qua vedete un dettaglio di questa tempesta che esiste sullo sfondo. Questo invece è il dettaglio della donna in primo piano. Vi dicevo, è molto difficile capire per noi perché zingara, forse per quella parte di turbante che ha intorno ai capelli, è nuda, è in una posizione molto, molto particolare perché sta allattando il bambino, ma nello stesso tempo espone tutto il suo corpo. Ritorniamo un attimo all'immagine intera del dipinto e vi volevo fare una piccola carrellata senza la pretesa di essere esaustiva, potremmo parlare per ora solo di questo dipinto, di quello che delle varie ipotesi interpretative che sono state fatte negli ultimi anni. Potremmo trovarci davanti a una rappresentazione allegorica di Adamo ed Eva dopo la cacciata dal paradiso terrestre, a una rappresentazione mitologica, a una rappresentazione allegorica delle varie virtù cardinali, con la donna che allatta a simboleggiare la carità e invece il soldato a rappresentare la fortezza, o potremmo trovarci in una sorta di viaggio alchemico. Vi faccio vedere alcuni confronti e alcune idee. Alle spalle del soldato ci sono due colonne spezzate e queste potrebbero riferirsi all'opera di un frate domenicano che è Litteratomachia Polifilo, Il viaggio di Polifilo, che è un romanzo alchemico scritto proprio nella metà del 400 e che forse il committente dell'opera conosceva. Qualcosa che ci turba ulteriormente sono i risultati delle radiografie che sono state fatte al dipinto, perché al di sotto del soldato in realtà c'era un'altra donna nuda che è vicino a una riva, no? Che si bagnava nell'acqua, quindi qualcosa deve essere intervenuto mentre Giorgione completava questa composizione. E la donna diventa un soldato armato. Una delle interpretazioni più recenti, che personalmente trovo abbastanza convincente, anche se è vero che nessuna interpretazione sembra soddisfare l'enigmaticità di questo dipinto, è che il dipinto rappresenti infatti un'allegoria della conquista di Padova da parte di Venezia. Vedete sullo sfondo nel paesaggio in tempesta il profilo della Basilica del Santo di Padova, della Basilica di Sant'Antonio da Padova, e la tempesta simboleggia l'arrivo della guerra verso sulla terraferma su Padova, e la donna che allatta un bambino sarebbe Padova destinata a nutrire la città lagunare che l'ha conquistata, quindi la città di Venezia. Il soldato appunto rappresenterebbe tutto questo. Nonostante tutte queste possibili interpretazioni, vi dico, credo che parte della bellezza di questo dipinto sia proprio nella sua difficoltà interpretativa, quello che resta l'abilità straordinaria di Giorgione nel raffigurare un evento atmosferico, questo effetto splendido di controluce che abbiamo nello sfondo con il fulmine che illumina la città di Padova un attimo prima di inondarla con un terribile temporale. La vita di Giorgione, così come raccontata da Giorgio Vasari nel 1568, si conclude tragicamente pochi anni dopo la realizzazione di questo dipinto. Alcuni critici lo datano al 1505, altri intorno al 1510 e l'anno successivo Giorgione muore. Vasari ci dice che mentre Giorgione attendeva ad onorare a sé e la patria sua, nel suo molto conversar che faceva per trattenere con la musica molti suoi amici, quindi una personalità vivace, anche allegra, si innamorò di una Madonna e molto goderono l'una e l'altra dei loro amori. Avvenne che l'anno 1511 ella infettò di peste, non ne sapendo però altro, e praticandovi Giorgione al solito, se la appiccò la peste di maniera che in breve tempo, nell'età sua di 34 anni, se ne passò all'altra vita, non senza dolore infinito di molti suoi amici, che lo amavano per le sue virtù e danno del mondo che perse.
pure tollerarono un danno e la perdita, con loro essere restati i loro due eccellenti suoi creati, Sebastiano Veneziano, che fu poi frate del Piombo a Roma, quindi Sebastiano del Piombo, e Tiziano da Cadore, che non solo lo paragonò, ma lo ha superato grandemente, delle quali a suo luogo si darà pienamente l'onore e l'utile che hanno fatto a questa arte. Quindi Giorgione ci crea un'altra, possiamo dire, scusate, Vasari ci crea un'altra genealogia veneziana. Da Giorgione, scomparso prematuramente a 34 anni, a Sebastiano del Piombo, poi avviato a una carriera molto interessante tra Venezia e Roma, e grande amico anche di Michelangelo, e poi il grande Tiziano. E di Tiziano, tra i tanti dipinti che ci sono alla Galleria dell'Accademia, voglio presentarvi un dipinto molto particolare che credo sia anche una sorta di messaggio, no? In questi giorni difficili che tutti stiamo vivendo. È un dipinto che Tiziano realizza alla fine estrema della sua carriera. È il 1575, a Venezia c'è la peste e Tiziano, che è abbastanza anziano ormai, ha paura di morire di peste e quindi mette in scena in questo dipinto straordinario la sua salvezza e la sua salute. Perché cosa ci racconta questo dipinto? Al centro avete un'immagine devozionale, quindi l'immagine della Pietà con la Vergine che ha sulle gambe il corpo morto e abbandonato di Cristo e ai lati sono due santi, probabilmente la Maddalena, perché nell'angolo di sinistra vedete un bambino con un piccolo vaso di unguenti, e invece dall'altra parte probabilmente San Gerolamo. E tutto questo si svolge all'interno di un'architettura abbastanza complessa, ancora una volta tipica veneziana, con i mosaici nello sfondo dell'abside. Ma il vero significato di questo dipinto e il suo valore fantastico per l'arte veneziana e forse per l'arte di ogni tempo si capisce se guardiamo l'angolo del dipinto. Avete l'immagine generale, poi un ingrandimento del piedistallo di una delle due figure che è la Sibilla Cumana. In questo angolo potete vedere due piccole tavolette, una quella più in ombra, quella più nascosta, è il simbolo l'arme della famiglia di Tiziano. E davanti la tavoletta rappresenta un ex voto, e se guardiamo bene questo ex voto ci racconta una storia molto interessante, perché vedete la stessa immagine centrale, cioè quella della Pietà, e di fronte due figure inginocchiate, e queste due figure sono Tiziano e suo figlio. Quindi questa tavoletta appoggiata in un angolo del dipinto, questo dipinto nel dipinto, ci racconta quello che Tiziano spera di ottenere con la sua opera. Perché? Perché ci racconta come lui si è potuto salvare dalla peste pregando un'immagine della Pietà, perché la tavoletta è un ex voto, cioè quel tipo di rappresentazione devozionale che veniva offerta dopo la salvezza dopo un esorcismo, dopo li la liberazione da una malattia. In realtà, purtroppo, la storia non va a finire come Tiziano ha sperato, no? Perché Tiziano rappresenta la sua salvezza all'interno di questo dipinto, quindi rappresenta il miracolo come già avvenuto, ma nella piccola parte che vi ho ingrandito sulla sinistra, che è il piedistallo al di sotto della Vergine della Pietà, vediamo come la storia in realtà va a finire. Nell'iscrizione in latino si legge infatti che quello che Tiziano ha iniziato con reverenza, palma al giovane, ha completato, perché cosa succede? Tiziano muore di peste, lascia il dipinto non finito e lo completerà palma al giovane, un altro autore. Quindi possiamo dire una storia che finisce ancora una volta malissimo, no? Con l'autore che muore di peste, ma allo stesso tempo un messaggio di grande speranza che questo pittore ha, che Tiziano ha, nel momento in cui inventa la rappresentazione della sua salvezza e della sua guarigione e affida questo messaggio all'arte e alla sua creazione. Vi faccio vedere un ultimo dipinto, perché vedo che il tempo è un po' tiranno, e vi racconto un'altra delle mie storie preferite all'interno della Galleria dell'Accademia. Questa grandissima tela è la tela del convito in casa Levi di Paolo Veronese, un altro grande protagonista della seconda metà
del 500 a Venezia, attivo soprattutto per ville, per rappresentazioni di questa aristocrazia veneziana, ormai molto lontana, no? Da questa, dall'aristocrazia che abbiamo visto prima, quella che si mette in scena nelle processioni, ormai ritirata nelle ville e nelle proprietà della campagna. Quello che succede a questo dipinto è una storia molto, molto particolare perché Veronesi in realtà è stato commissionato di dipingere per il convento domenicano, per il refettorio di un convento domenicano la rappresentazione di un'ultima cena e quando il dipinto viene consegnato è difficile per i frati riconoscere dove si trova l'ultima cena all'interno di questa architettura così affollata con la presenza di numerosissimi personaggi. E quindi cosa succede? Le cose per Veronesi questa volta si mettono veramente male perché non solo i domenicani non sono soddisfatti del dipinto che è stato loro consegnato, ma portano il caso di questo dipinto davanti all'Inquisizione. Siamo molto fortunati perché abbiamo gli atti del processo, abbiamo le trascrizioni dell'interrogatorio fatto a Veronese e vi ho scorciato alcuni pezzi per farvi vedere per come Veronese si difende dall'accusa di eresia. L'inquisitore gli chiede, no, che significa quelli armati alla todesca, vestiti con una alabarda per uno in mano, no? Cosa vogliono dire tutti questi soldati che vediamo nella scena? E Veronese sbuffa, no? E fa bisogno che dica qui 20 parole, quindi non posso rispondere in poco. E poi dice una cosa bellissima: noi pittori ci pigliamo la licenza che si pigliano i poeti e i matti. E ho fatto quelli due alabardieri, uno che beve, l'altro che magna presso una scala morta, i quali sono messi là, che passino per far qualche ufficio, parendomi conveniente che il patron della casa, che era grande e ricco, secondo che mi è stato detto, dovesse aver tal servitori. E allora l'inquisitore lo incalza, no? Chi credete voi veramente che si trovasse in quella cena? E Veronese, credo che si trovasse Cristo con i suoi apostoli, ma se nel quadro gli avanza spazio, io l'adorno di figure secondo le invenzioni. E a questo punto l'inquisitore è abbastanza preoccupato, no? E gli dice, ma non sapete voi che in Alemagna, ossia nelle terre germaniche, in altri luoghi infetti di eresia, sogliono con le pitture diverse, piene di scurrilità e simili invenzioni di leggiare, vituperare e far scherno della Santissima Chiesa Cattolica per insegnare mala dottrina alle genti idiote ed ignoranti. Quindi gli chiede, ma come non sapete che è pericoloso rappresentare tutte queste cose? Perché nelle terre germaniche si dice che nei dipinti italiani, tutte queste rappresentazioni inducono le persone in tentazione e le confondono. E Veronese risponde: Signori, sì che le male, ma perché tornerò ancora a quel che ho detto, che ho l'obbligo di seguire quel che hanno fatto i miei maggiori, cioè i grandi pittori del Cinquecento. Che hanno fatto i vostri maggiori? Hanno forse fatto cosa simile? E lui risponde: Michelangelo in Roma, dentro la Cappella Pontificia, che è la Cappella Sistina, va dipinto il nostro Signor Gesù Cristo, la sua madre, San Giovanni, San Pietro e la Corte Celeste, le quali tutte sono fatte nude dalla Vergine Maria in poi, con atti diversi, con poca reverenza. In qualche modo, questa storia finalmente, con questo vi volevo anche chiudere, va a finire bene, perché i frati accettano, scusate, torno indietro all'immagine precedente, i frati accettano. Gli inquisitori prima e poi i frati accettano questa giustificazione e offrono a Veronese una via di uscita, quindi gli fanno trasformare il soggetto del dipinto dall'ultima cena, quale doveva essere originariamente, al convitto in casa di Levi, che è un ricco ebreo, un episodio raccontato nel Vangelo, e in quanto ricco poteva avere sicuramente servitori, soldati e tutta una serie di altri personaggi partecipare alla cena. Guardate la data, no? Siamo nel 1570. In pochi anni non sarà più così facile per un pittore difendere la sua indipendenza e la sua licenza poetica. Vi faccio vedere un'ultimissima cosa prima di chiudere. Come sempre, ho provato a fare una piccola ricerca per voi. In quello che offrono in questo momento i musei, e bisogna dire che tutti i musei si stanno attivando per offrire il più possibile. La Galleria dell'Accademia è un sito che è stato recentemente ristrutturato e rimesso in forma con gli stessi restauri che stanno interessando tutto il museo, che sta riaprendo in forme spettacolari e grandiose. E quindi tramite il sito, se entrate, c'è cioè, tutta una storia della Galleria dell'Accademia molto interessante, però se entrate nella parte che si chiama Sale, avete delle foto di
ottima qualità, molte delle quali ho usato per queste slide, e dei dettagli splendidi di tutti i dipinti. E un po' potete riseguire forse la mia spiegazione o organizzare in futuro, io spero torneremo a fare gite, viaggi di istruzione, organizzare le vostre visite perché il sito è veramente ben fatto. Quindi non è niente di speciale per l'occasione, però diciamo è un sito che ci permette di navigare all'interno degli spazi della galleria. Dell'Accademia. Vedo che sto arrivando al tempo ultimo che mi è stato concesso. Qualcuno mi chiede, vedo quali sono i prossimi webinar. Continueremo la prossima settimana con un piccolo viaggio a Roma. Diciamo piccolo perché non so come farò in un'ora, ma proverò a raccontarvi i capolavori dei Musei Vaticani e poi continueremo con Castel Sant'Angelo e poi insomma ci sono tante altre cose in programma, ovviamente non solo mie, ma anche di tutti gli altri docenti che stanno partecipando a questa iniziativa straordinaria. Volevo vedere se ci sono domande specifiche su questo percorso che vi ho presentato. Sto scorrendo intanto la chat e mi sembra di no. E come sempre, come anche Erika vi ha raccontato, potete ritrovare sia le slide sia poi le registrazioni a distanza di tempo nei portali che la Loscia ha messo a disposizione. Vi ringrazio molto per questa partecipazione così attenta e mi fa piacere leggere i vostri commenti e sento da Erika se ci sono altre questioni, do la parola a lei Grazie. per un saluto e sicuramente vi segno Grazie, le vostre professoressa. richieste. Grazie a lei per questi webinar che sono così interessanti per i partecipanti e per noi tutti.